Buonasera Instagram, buonasera Facebook, buonasera a tutti, dai fatevi sentire, ditemi funziona l'audio, se funziona tutto, fatemi sapere se mi sentite sia su Instagram sia su Facebook, che così almeno sistemiamo bene tutto quanto e poi partiamo alla grandissima con questa super 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 diretta. Sono veramente stracarico perché stasera c'è un argomento mega mega interessante. Su Facebook mi vedranno un po' di lato perché guarderò principalmente questa videocamera di Instagram. Funziona tutto, buonasera, grandissimi, grandissimi, in quanti state arrivando, mamma mia che spettacolo. Dai, siamo già in circa 200 fra Instagram e Facebook, molto molto bene, perché stasera parleremo veramente di una straordinaria notiziona. Ciao Lori, grandissima dagli Stati Uniti, grandissima. Mi faccio un po' di bevuta e poi veramente si può partire alla grande. Bravissimi, prima cosa importante come ogni super diretta, ditemi da dove mi state seguendo. Quindi abbiamo visto Lori dagli Stati Uniti, ho visto qualcuna anche da Roma. Intanto mi sto prendendo i miei appunti qui sotto in modo tale da poter fare le cose per bene. Ciao caro, intanto ti seguo, grandissimo, grandissimo, buonasera Luca. Da Lugano, spettacolo in Svizzera, ciao da Venezia, Venezia sei qui vicina, Padova, Genova, Brescia, qua intanto abbiamo il socio perfetto, Napoli, Matera, Germania, ma che bello, che bello, che bello, spettacolo, siete un po' dappertutto, molto molto bene, Torino, Claudia, grande, ciao Ale, Ale so perfettamente che sei da Belluno, Valentina da Milano, grande Valentina da Milano, dalla Puglia, Morbegno in Lombardia, Germania, Romagna, Monopoli, Siracusa, spettacolo, spettacolo, Lucca, Torino, dai, tutte le bellissime città italiane le abbiamo riempite di follower di Il Trainer, quindi molto molto bene, da Milano, Treviso, dalle Marche, Catanzaro, guarda che bello. Desenzano del Garda, anche quella qui vicino, Rovigo anche qui vicino, Trento anche qui vicino, veramente posti spettacolari. Molto bene ragazzi e ragazze, allora questa sera parleremo veramente di un concetto a mio avviso importantissimo, ok? Da Piacenza urliamo che sei un gnocco da paura, grazie mille, grazie mille. Trento, Alcamo, Varese, Bergamo, speciale, speciale, bravissimi, bravissimi. Allora, questa sera parleremo veramente di una cosa fondamentale, ovvero tre modi di restare in deficit calorico. Perché non esiste soltanto un modo di restare in deficit calorico, ma per completare la diretta della settimana scorsa, chi non l'ha vista andate a guardarvela perché è veramente molto molto interessante, dove parliamo di deficit calorico, come restare in deficit calorico eccetera eccetera. Oggi parliamo di tre modi per restare in deficit calorico, ok? Perché ripeto, non esiste soltanto un modo di restare in deficit calorico. Grazie mille ragazzi, mi state veramente scrivendo in tantissimi. Allora, io questa diretta l'ho principalmente presa, come sempre, come tutti gli argomenti, li prendo dai vostri commenti, dalle vostre mail, dai vostri messaggi, da quello che mi chiedete, da quello che mi scrivete, da contenuti che ritengo possano essere utili per le persone, però di base parto sempre da voi, quindi voi siete la mia musa ispiratrice, ok? Non mi ritengo uno scrittore, non mi ritengo un poeta, però di base, diciamo, siete voi che con il vostro contributo mi ispirate ogni singolo giorno, anche dai clienti, principalmente in realtà anche dalle domande dei clienti, mi ispiro per fare i vari argomenti. Quindi quando vedo che più persone mi chiedono una cosa, ci sono più problemi in quella cosa, in questo caso nel deficit calorico ci sono parecchi parecchi problemi, diciamo cerco di dare una guida, dare una dritta per migliorare questa situazione, ok? Nicola sei molto bravo, ma anche i tuoi collaboratori tipo Ale, no beh, i miei collaboratori sono il top, i miei collaboratori sono tutti il top, dal primo all'ultimo. Io veramente questa cosa, come dico sempre, quando
si riesce a crescere, non si cresce da soli, si cresce sempre con le persone, con i collaboratori, con i clienti, si cresce con le persone che ci seguono, con le persone che ci stimano. Quindi la crescita viene soltanto quando ci sono anche delle persone di valore che ti circondano, altrimenti da solo non puoi fare assolutamente nulla. Ok, quindi ti ringrazio carissima dei complimenti anche ad Alessandro, ma chiaramente tutti i nostri clienti faranno i complimenti al proprio coach, alla propria nutrizionista, al proprio nutrizionista, insomma, perché sappiamo di che pasta siamo fatti. Allora, di base ho avuto questa mail sostanzialmente dove una persona di sesso femminile, anche se poco cambia, mi ha chiesto molto semplicemente che mi ha scritto proprio, leggo papale papale e poi argomentiamo assieme. Ehi Nicola, so che devo essere in deficit calorico per perdere peso, giusto? Ma stavo pensando, devo essere in deficit calorico ogni singolo giorno per perdere peso? Sono curiosa di sapere cosa mi risponderai. Quindi io a questa mail ho detto, invece di star lì a rispondere a lei e basta, cerchiamo di fare un qualcosa che permetta di essere d'aiuto per tutti. Grande Luca! In modo tale che se siamo d'aiuto per tante persone, diventa tutto molto più divertente. Sicuramente è molto bello essere d'aiuto a centinaia, a migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone. Sì, la diretta dopo la salviamo, quindi non vi preoccupate. Però la cosa più bella è restare qui in diretta perché alla fine della diretta cosa faccio? Risponderò a qualche vostra domanda, quindi secondo il mio punto di vista vi conviene proprio arrivare fino alla fine, anche perché vi dirò di più, alla fine scoprirete come mettere in pratica questi tre approcci, non ve lo dico durante, ve lo dico alla fine, ok? Perché voglio essere più furbo, no, non è vero assolutamente, però diciamo che tutto questo ha un senso, vi do i tre metodi e poi vi spiego alla fine come metterli in pratica. Allora, la risposta breve del dover stare in deficit calorico tutti i giorni ovviamente è no. Non devi per forza di cose restare in deficit calorico tutti i giorni. Sempre per chi sostanzialmente non sa cosa sia il deficit calorico, significa, vedi, Maria Stella è il top anche per me, grandissima Elisabetta, significa molto semplicemente assumere meno calorie rispetto a quelle che il tuo corpo brucia attraverso attività fisica, attraverso attività giornaliere, attraverso il fatto di muovermi come sto facendo io in questo momento, sto bruciando, quando digerisco dei cibi sto bruciando delle calorie, quindi il deficit calorico serve per assumere meno calorie rispetto a quelle che il tuo corpo richiede, ma più calorie rispetto al metabolismo basale. Quindi l'obiettivo non è assumere meno calorie e ragionare in termini di scarsità, l'obiettivo è assumere più calorie possibili pur restando in deficit calorico. Ok? Quindi, come funziona questo metodo? Allora, mettiamo che tu debba assumere, faccio un esempio generico e non è per te nello specifico, mettiamo che tu debba assumere 1800 calorie al giorno. Ok, intanto qua di fuori ci sono i trattori che stanno passando, ci hanno appena suonato, infatti ho detto che cavolo è. Quindi mettiamo che tu debba assumere 1800 calorie al giorno. Ok, sto facendo un esempio per la maggior parte delle persone, quindi non è rivolto a nessuno questo esempio. Ok, noi nel nostro servizio di coaching chiaramente andiamo a personalizzare il tutto con i nutrizionisti, eccetera, eccetera, in funzione della situazione. Come funziona? Funziona che, per esempio, dal lunedì al venerdì rispetti perfettamente il tuo piano, quindi assumi 1800 calorie al giorno. Molto bene. Arrivi al sabato, esci con gli amici, finisci per assumere 2300 calorie, quindi tecnicamente in quella giornata assumi più calorie, pensi di aver fatto il disastro perché dici: mannaggia, sono uscito dal deficit calorico, adesso basta, non vedrò mai più nessun risultato. E questo è quello che accade nella maggior parte dei casi. Riprendi invece poi il controllo la domenica assumendo 1800 calorie, perché dici: no, dai, vabbè, mi do un'altra chance, riprendo il controllo a 1800 calorie. E in questo scenario la media settimanale, quindi giornaliera, ma settimanale, quindi io faccio 7 giorni, sommo tutte le calorie che ho assunto e faccio diviso 7, sarebbe 1871 calorie. Ok? In questo caso sono comunque in deficit calorico. Non è perché un giorno ho assunto più calorie, allora vuol dire che basta, ho rovinato tutto, quindi non sono più in deficit calorico. Fatta questa premessa, possiamo partire dandovi i tre metodi per riuscire a restare in deficit calorico, ok? Perché questa cosa la possiamo sfruttare a nostro vantaggio. È veramente molto molto importante questo concetto. Seguite passo passo, tutto il ragionamento ha una logica, ok? Mi state chiedendo da 5 giorni challenge, ragazzi, 5 giorni challenge, cliccate sul link in bio, la scaricata è completamente gratuita, ok?
Quindi in tranquillità andate dentro, scaricate la 5 giorni challenge, avete gli allenamenti per 5 giorni direttamente in video con me, ve li mandiamo tramite mail, quindi quello è veramente una bomba. Secondo il mio punto di vista andate a scaricarvela direttamente o adesso oppure dopo la diretta. Allora, sostanzialmente usiamo l'esempio delle 2000 calorie, ora facciamo una cifra tonda. Parto dall'approccio diretto, ok? Quindi il primo approccio di restare in deficit calorico è assumere 2000 calorie al giorno in modo costante. Immagino che questo nello scenario comune sia l'unico metodo possibile. Quindi la nutrizionista, il nutrizionista mi dice: "Boh, perfetto, questo è il tuo piano, devi assumere 2000 calorie al giorno." Sto facendo sempre un esempio, mi raccomando, chi dovrà assumere 1600 assume 1600, chi 2400 2400, chi 2200 2200, chi 1200 1200. 2000 è una cifra tonda, ci tengo sempre a ribadire questa cosa perché non vorrei che venga frainteso questo concetto. Quindi 2000 calorie è l'esempio. L'approccio più diretto è perfetto. Colazione, spuntino, pranzo, cena, divido tutto in 5, dal lunedì alla domenica io mangio in questo modo. Ok? Quindi che ne so, colazione, assumo, sparo 400 calorie, spuntino, ne assumo 200. Pranzo ne assumo 400 a quel punto, o anche 600. Cena, ecco, Ale intanto vi ha messo anche il link. Spuntino, per esempio, ne assumo 300 e cena 500, per esempio. Ok? Arrivando ad un totale, adesso ho fatto dei numeri a caso, arrivando al totale di 2000 calorie. Ok, quindi questo è un po' l'esempio che posso farvi. L'esempio dei cibi in realtà non posso farvelo perché andrebbe contro quello che è un po' l'etica del mio lavoro, perché non ha senso dirvi mangia questi cibi, mangia gli altri, mangia l'avena a colazione, mangia la pasta a pranzo, mangia il petto di pollo a pranzo, lo yogurt greco a spuntino, cioè non serve assolutamente a nulla ragionare in questo modo. L'obiettivo è quello che abbiate un piano alimentare adeguato alle vostre caratteristiche. In questo caso sto facendo l'esempio dell'approccio, del metodo dell'approccio diretto, quindi 2000 calorie al giorno. E io assumo quelle calorie, la media è ovviamente 2000 calorie, ok? Si può condividere qui un'immagine? No, mi sa di no. Quindi questo sarebbe l'approccio sostanzialmente. Quindi, come potete vedere qui, sarebbe l'approccio, ok? Sicuramente è un approccio che funziona bene per le persone che non hanno bisogno di flessibilità, quindi magari le persone che hanno una vita abbastanza abitudinaria, quindi hanno delle routine molto ben scritte, quindi in realtà magari non escono poco, escono ogni tanto, gli piace mangiare paste simili ogni giorno, avere degli orari simili ogni giorno, si trovano meglio con un piano prevedibile e quindi gli piace prevedere quello che andranno a mangiare perché altrimenti magari gli sale un po' di ansia e vogliono limitare le fluttuazioni del peso. Quindi in questo caso si vanno a limitare le fluttuazioni del peso. Quindi se io mantengo 2000 calorie al giorno, sempre è un esempio, vado a limitare effettivamente le fluttuazioni del peso perché non vado a mangiare di più un giorno, di meno un altro giorno e quindi vado a prendere peso, vado a perdere peso, eccetera, eccetera. E probabilmente, ripeto, è così che la maggior parte delle persone imposta i propri obiettivi nutrizionali. Quindi devo assumere 2000 calorie, perfetto, assumo 2000 calorie. Ma ti dirò che non è l'unico modo per riuscire a restare in deficit calorico, perché una delle alternative al deficit calorico è sicuramente il 3 quarti di deficit, ok? O 3-4 deficit. Cosa significa? Con questo giorno tu faresti sostanzialmente 3 giorni in cui assumi più calorie e 4 giorni in cui assumi meno calorie, ma la media settimanale rimane sempre 2000 calorie, ok? Circa più o meno. Potrebbe essere un esempio di questo tipo: lunedì assumo 1800 calorie, anche se ho impostato un deficit calorico a 2000 calorie, martedì 2300 perché magari esco. Faccio un aperitivo o semplicemente mangio qualcosa in più, eccetera, eccetera, ci può stare. Mercoledì e giovedì assumo 1800 calorie, quindi assumo meno calorie tale quale a lunedì. Venerdì e sabato mangio di più perché si sta avvicinando il weekend, assumo 2300 calorie ogni giorno e la domenica ne assumo 1800. La media più o meno resta sempre intorno alle 2000. Ora vediamo se riesco. No, qui ho tolto la videocamera, ma non si può. Volevo mettervi una foto in sovraimpressione, ma facilmente non si può. No, ci sono soltanto gli effetti, a me non interessa mettere effetti, però
pazienza. Comunque l'approccio tre quarti deficit vuol dire fare 3 giorni in cui assumo più calorie e 4 giorni in cui assumo più calorie. Quindi nella settimana 4 più 3 fa 7. Il bello di questo approccio è che puoi distribuire ovviamente nei giorni che preferisci più calorie e meno calorie, però la media resta sempre circa 2000 calorie. E questo è l'importante, perché l'obiettivo del deficit calorico deve essere un obiettivo settimanale e non giornaliero. Quindi posso tranquillamente godermi di più i weekend e ovviamente mangiare magari meno in altre giornate della settimana, perché magari ho bisogno di più flessibilità, ok? Tipo, tanti nostri clienti utilizzano questa tipologia perché amano magari cambiare le cose di giorno in giorno, hanno, che ne so, delle uscite sociali, hanno qualsiasi cosa, quindi loro preferiscono molto semplicemente mangiare magari un po' di più un giorno, un po' di meno un altro giorno, e quindi poi si mantengono sempre su quella media. Valorizzano di più la flessibilità rispetto alla prevedibilità, quindi non vanno in paranoia se sono flessibili, e hanno uno stile di vita un po' meno strutturato rispetto magari alle persone che hanno uno stile di vita più prevedibile. Anche le persone banalmente che mangiano fuori costantemente non possono sempre restare tutti i giorni con lo stesso identico deficit calorico o comunque con le stesse identiche calorie. Questo vale sia che dobbiamo mantenere il peso, sia che dobbiamo perdere peso, sia che dobbiamo mettere massa, ok? L'obiettivo è sempre far sì che la media settimanale sia quella prefissata. Allora soltanto a quel punto davvero otterrò grandi grandi risultati. Adesso arriviamo invece all'approccio sociale ciclico. Questo è l'approccio, lo chiamo, dei guerrieri del weekend. Ok, sono quelle persone che nei weekend, cacchio, devono assolutamente darci dentro, perché altrimenti per loro la settimana non è settimana. Ok? Ovviamente, piccolo disclaimer, questa cosa va approcciata in maniera adeguata, quindi non dobbiamo restare in deficit tutta la settimana con la tristezza per poi arrivare nel weekend e sfondarci, ma deve essere ovviamente ben bilanciata questa cosa. Ok? Quindi, l'approccio al deficit sociale ciclico significa durante la settimana, quindi che ne so, dal lunedì al giovedì, resto in un deficit ancora più ristretto, quindi invece delle 1700, delle 1800, sto un pochino meno, a 1700, quindi mi tengo un pochino dal lunedì al giovedì, per poi andare ad aumentare in maniera abbastanza elevata il venerdì e il sabato. Questo per esempio è un approccio che ho utilizzato anch'io in passato, e poi la domenica ritorno a 1700. Quindi questo mi permette di godermi il weekend anche senza pensieri, perché comunque per una persona che deve assumere 2000 calorie al giorno e non potersi godere il weekend, mentre invece poi riesce dal lunedì al venerdì, dal lunedì al giovedì, assumere 1700 calorie al giorno per poi godersi il weekend a 2750 calorie al giorno, la domenica ritorno a 1700, questo mi permette di gestirmi molto molto meglio il mio deficit calorico. Quindi pur ottenendo risultati, pur godendomi i cibi che mi piacciono, pur godendomi i weekend, riesco a ottenere grandi grandi risultati. Quindi questo è il concetto importante. Quindi questo concetto funziona ovviamente per persone che hanno una vita sociale molto attiva nei fine settimana, ok? Quindi quelle persone che effettivamente tutti i fine settimana vogliono uscire, vogliono godersi fine settimana, eccetera, eccetera. Possono essere magari più rigide anche durante la settimana, o comunque accettano anche fluttuazioni di peso, perché in questo modo sappiamo perfettamente che c'erano delle fluttuazioni di peso parecchio più elevate rispetto a chi magari segue un deficit calorico settimanale da 2000 calorie al giorno, ok? Tutti e tre questi approcci, il bello è che daranno gli stessi identici risultati. Quindi non è che la persona che assume più calorie nel weekend ottiene meno risultati della persona che assume più calorie nel weekend. Molto semplicemente una struttura, un'organizzazione fatta come si deve ci permette di ottenere gli stessi risultati rispetto a una persona che è ligia al dovere, perché magari ha bisogno di meno flessibilità, durante tutto l'arco di tutta la settimana, quindi dal lunedì alla domenica sera. Ok? Ora, quale dei tre approcci scegliere? E qui arriviamo al succo del discorso. Ok, quindi io ho detto il primo approccio, tutti i giorni le stesse identiche calorie. Il secondo approccio, 3 giorni in cui assumo più calorie, senza esagerare, 4 giorni in cui assumo meno calorie, ma la media è sempre il mio deficit calorico. Terzo approccio è quello del guerriero del weekend, quindi quello che è proprio weekend, proprio se lo vuol godere alla grande. Quale dei tre approcci utilizzare? Beh, allora, intanto ognuno sa qual è il proprio stile di vita e
cosa vuole ottenere dalla propria vita. Quindi penso che già una persona abbia in mente cosa vuol fare effettivamente della sua vita. Quindi se io so che nei weekend voglio darci dentro, voglio mangiare di più, voglio godermi le uscite, eccetera, eccetera, allora facilmente quello del guerriero del weekend è l'approccio migliore per me, ok? Ma se non lo sai decidere, allora potresti magari provare per 2 o 3 settimane entrambi gli approcci, perché alla fine il primo approccio, quello delle 2000 calorie al giorno classiche, 2000, ripeto, è sempre un esempio, delle 2000 calorie al giorno classiche, chiaramente possono provarlo tutti, o meglio, la maggior parte delle persone quando gli arriva la dieta a casa, o vanno dal nutrizionista, o comunque gli arriva la dieta in qualche modo, cosa fanno? Assumono tutti i giorni le stesse identiche cose, per poi trovarsi in panico quando mangiano un po' di più. Quindi io vi consiglio di nelle prossime 2 o 3 settimane di provare entrambi gli approcci, quindi sia l'approccio che vi dicevo prima, quindi il secondo approccio dove dicevo di far 3 giorni in cui mangio di più e 4 giorni in cui mangio di meno, sia l'approccio invece dei guerrieri del weekend. Ok? Quindi va provato questo approccio per 2 settimane, 3 settimane, capisco quale mi va meglio, dopodiché porto avanti effettivamente nel lungo periodo l'approccio che preferisco. Molto bene, questo concetto l'ho concluso. Allora, Desiree Cipolla, scusami, cosa stai dicendo? Devi guardarti la diretta dall'inizio, perché altrimenti non sai effettivamente cosa ho detto. Perché qui abbiamo parlato di 3 approcci diversi da un punto di vista di deficit calorico. Quindi, qui avevo fatto anche i disegnetti che non ho potuto condividervi purtroppo. Quindi anche qui. Questi sono gli approcci che io personalmente posso consigliare, sono quelli che nella maggior parte dei casi ho visto che funzionano maggiormente per evitare di stare sostanzialmente in deficit calorico tutti i santi giorni. Il concetto di questa diretta non è nient'altro che non conta il deficit calorico nella giornata, conta il deficit calorico nella settimana. Quindi questo è proprio il principio cardine da cui si parte. Ok? Perché il nostro corpo non ragiona nel breve periodo, ma ragiona effettivamente nel lungo periodo, quindi non sta ragionando nella giornata. Noi non perdiamo peso se un giorno andiamo in deficit calorico, ma perdiamo peso se in una settimana, 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane porto avanti effettivamente il mio deficit calorico. Soltanto in quel modo riesco a dimagrire. Questo significa che il nostro corpo ragiona nella settimana, ok? Allora, qua mi hanno fatto un po' di domande. Come reagisci agli attacchi di fame? Aspetta che adesso. Allora, questa è la prima reazione all'attacco di fame, acqua. Bevo perché, come sapete, ho avuto un po' di raffreddore, quindi devo un attimo sbloccarmi la gola. Allora, come reagisci agli attacchi di fame? Allora, ci sono tantissimi fattori che possono influenzare gli attacchi di fame. Il primo fra tutti è sicuramente non seguire un piano bilanciato. Se io ho un attacco di fame, vuol dire che tendenzialmente sto assumendo troppe poche calorie, quindi questo mi porta alla lunga ad avere un attacco di fame. Il secondo è da un punto di vista emotivo. Ok, quindi da un punto di vista emotivo io sfogo lo stress dovuto alla giornata lavorativa, a mia figlia o mio figlio che mi ha rotto le scatole perché voleva fare 50.000 cose, perché non sta mai fermo, eccetera, eccetera. Quindi a quel punto trovo il cibo, sento questo malessere addosso e sfogo questo malessere dandomi un beneficio immediato attraverso il cibo. Questo può essere un altro motivo di attacco di fame. Quindi, come reagire? La cosa migliore è capire intanto qual è l'input? Se è il fatto che mangi troppo poco oppure se è un fatto emotivo, in funzione di questo poi scompongo e capisco quale strada devo prendere. Quindi se è un attacco di fame da un punto di vista alimentare, è meglio che seguirò un piano alimentare fatto come si deve e già questo di solito è il 90-95% del lavoro. Infatti ti dirò, tantissimi nostri clienti restano sbalorditi all'inizio perché mi dicono: cavolo Nicola, ma io sto dimagrendo e nonostante questo non ho attacchi di fame. Cioè, io una volta avevo sempre attacchi di fame, sentivo lo stomaco che piangeva, eccetera, eccetera, insalata condita con le lacrime, come dico sempre. Invece questa volta non mi sento sostanzialmente affamata. L'obiettivo è quello di dimagrire, restare in deficit calorico senza avere attacchi di fame, senza avere fame eccessiva. Ok? Ora, qui so che c'erano altre domandine. Vediamo qui se mi state dicendo qualcosa. Perché si perdono poi tutte queste cose? Farò così, grazie, grandissima. Allora, vediamo, perché prima mentre stavo parlando mi sono arrivate un sacco di domande e adesso qui. Allora,
Secondo te può essere utile l'esame del metabolismo basale? Grazie mille. Allora, quello sì, potresti anche volendo farlo, ma ti dirò che nella maggior parte dei casi tu comunque ti sei affidata a noi. Ora non ricordo nello specifico se hai fatto anche il pacchetto nutrizione, comunque di base lo calcoliamo noi, cioè nel senso i nutrizionisti del team calcolano il tuo metabolismo basale attraverso peso, altezza, età. Poi dipende ovviamente dal calcolo che si va a fare, ma di base quello è un po' il calcolo che si fa, viene fuori anche il metabolismo basale, quindi su questo non ti preoccupare. Poi sarà sempre il corpo che ci dà la risposta se stiamo facendo bene, se stiamo facendo male, se perdo peso troppo velocemente, se lo perdo troppo lentamente. La voglia di mangiare dolce anche se non sono goloso. Allora, questo dipende, può derivare magari quando ti metti a dieta, quando ti metti fra virgolette a dieta, perché nessuno di noi si mette a dieta realmente, nel senso si segue uno schema alimentare, che è la cosa migliore, non è che uno entra dalla dieta e esce dalla dieta. Se questa dieta ti fa eliminare tanti zuccheri, magari prima eri abituato ad assumere più zuccheri, chiaro che a un certo punto ti viene voglia di dolce, anche se non sei goloso, ok? Quindi questo è un po' come funziona il tutto. Sei forte ad avere soldi a disposizione, top, ma guarda, in realtà il nostro percorso non costa così tanto, cioè nel senso, sì, sicuramente è un investimento, però ti dà un ritorno veramente esagerato nel lungo periodo, cioè noi abbiamo clienti che la vita veramente gli si è trasformata da testa, soprattutto a piedi in generale, quindi dalla testa, da un punto di vista di mindset, fino ai piedi da un punto di vista di composizione corporea. Dai, prendo ancora una domanda. Sì, la mitica Giulia, esatto, bravissima. Quindi Giulia, la nostra nutrizionista team leader. Allora, Ludovico, le proteine whey, se prese in eccesso fanno ingrassare. Allora, tutto quanto se preso in eccesso fa ingrassare, anche se mi mangio 180 grappoli d'uva al giorno, ad un certo punto ingrasso. Il problema è, numero uno, per quale motivo devi andare ad assumere proteine in eccesso? Quindi non saprei, non troverei motivo perché uno debba assumere proteine. Immagino tu dica proteine in polvere, giusto? Non ha senso prenderle in eccesso. Cioè, quello che ti consiglio io è di prendere il giusto quantitativo di proteine in polvere, ok? Che serve ad integrare. Quindi sparo, il tuo obiettivo giornaliero è 120 grammi di proteine, arrivi a 90, semplicemente integri con 30 grammi di proteine in polvere. Chiuso, tutto qui. Le proteine in eccesso nel nostro corpo faticano a trasformarsi in grasso, quindi comunque le proteine faticano a trasformarsi in cellule adipose, ma può succedere, ok? Molto difficile, ma può succedere. Allora, dai, ne prendo ancora una che... perché se ne è una forte... Posso fare solo la dieta, visto che mi... Sì, certo, puoi iniziare anche col solo piano alimentare con noi, senza nessun problema. Allora. Certo che i miei collaboratori lavorano in questa direzione, assolutamente sì. Assolutamente sì, siamo tutti perfettamente allineati, poi ci mancherebbe. Ci sono magari delle visioni un po' diverse su certe cose, ma quello è normale, cioè nel senso, non è che io posso imporre al mio team come devono vedere qualsiasi cosa nella loro vita lavorativa. Ci sono magari delle visioni un po' diverse, ma per forza di cose, questo è del tutto normale, ma è anche bello questo, cioè è anche bello comunque avere delle persone nel team che portano anche delle idee diverse. Poi la visione nostra è uguale, cioè io comunque quando prendo dei collaboratori cerco di capire che visione hanno, quindi la visione ovviamente è la stessa, in certi ambiti ci sono magari delle idee diverse, ma quello è una cosa che ci sta alla grande. No, avevo beccato una domanda interessante che era l'ultima che volevo prendere, questa qua. Cosa pensi della low carb e non parlo della chetogenica? Allora, in realtà della low carb ne penso che anche lì una persona se vuole dimagrire deve seguire un piano sostenibile. Se per te è sostenibile la low carb o anche la chetogenica, vogliamo proprio aprire il raggio, va bene, cioè nel senso non è assolutamente un problema. Io dico costantemente che per le persone per cui è fattibile seguire un piano chetogenico, low carb, quello che volete, nel lungo periodo va più che bene, ma non ho mai sentito fino ad oggi una persona che si sia rivolta a noi che mi abbia detto io ho seguito la chetogenica e voglio tenerla per tutta la vita. Mi hanno detto io ho seguito la chetogenica, ho visto dei risultati all'interno del mio corpo, ma poi quando ho reintrodotto i carboidrati, cosa è successo? Ho
ho preso dei chili con gli interessi. Quindi questo è quello che succede nel 99,9% dei casi. Quindi per questo che io sconsiglio approcci troppo esagerati. Low carb, assumi un po' di meno carboidrati e ci può anche stare, però va sempre tutto fatto come si deve e personalizzato. Ok? Allora, qui c'era ancora 100 grammi di pollo sono 100 grammi di proteine? Assolutamente no, 100 grammi di pollo sono 23 più o meno grammi di proteine, quindi non è che 100 grammi di pollo corrispondono a 100 grammi di proteine, questo ovviamente deve essere ben chiaro. Ragazzi, allora vi auguro una splendida serata, sono veramente stato strafelice di passare questa mezz'oretta con voi. Se avete domande, se avete qualsiasi cosa, scrivetemi in privato. Se volete informazioni sul coaching, scrivetemi in privato. 2024, scrivete quello che volete, chiedete informazioni, quello che volete. Ovviamente noi abbiamo ancora per poco i posti aperti a nuove persone che possono entrare nel coaching. Detto questo, buona serata e spero che vi sia d'aiuto.